Perottino, Peruttino, Franceschino, Peruttino, che l'hai fatta fuori dal bacino. Le persone, la delusione che ti stanno provocando le persone non ti passerà mai. Addio, 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 addio. La delusione. Che cos'è la delusione? Sentiamo, aspetta. La delusione può essere una persona che ti stava vicino, cioè ti stava vicino evidentemente solo per interesse, e che hai sfruttato a tuo comodo quando ancora non conoscevi il benefattore di Parma, e che noi rinunciavamo a far crescere i nostri canali per farti fare le live a te e portare tutti nel tuo canale e farti crescere, per far crescere quella tua sottospecie di canale che ci avevi. Però noi lo facevamo con il cuore, no? Lo facevamo perché in fin dei conti eri uno di noi. Ma quando hai conosciuto il benefattore, tu non solo ti sei staccato da me e da Luca Totti, che a dirtela tutta ci hai fatto un enorme favore, ma sti gran cazzi a dirla tutta, ma non solo hai fatto questo, hai sparato pure merda su di noi, confermando quello che diceva il benefattore, che io e Luca Totti eravamo un'associazione a delinquere, che io e Luca Totti eravamo due pezzenti, che io e Luca Totti di qua e che io e Luca Totti di là. E tu dicevi: ma lasciali perdere. Ecco, lì non ho provato invidia, perché sti gran cazzi, non ho provato rabbia, ho provato delusione, non di YouTube, ma della persona Francesco Perotti. Perché la persona Francesco Perotti ci ha solo sfruttato. Questa è la delusione, caro Francesco Perotti. Tu continui ad affermare e a difendere l'indifendibile senza neanche porti una domanda. E allora sei complice. Tu sei complice. Ecco qual è la delusione. La parola delusione. La definizione della parola delusione. Fate dei post dove commentate sotto in quattro e sono sempre quei quattro. Allora, se tu continui a perseverare su sta cosa, vuol dire che sei complice. Perché a un certo punto, è un punto certo, una cazzo di domanda te la devi fare. Se io sul mio canale promuovo per oltre 2 anni una beneficenza con l'aiuto dei miei followers, sono dovuto, non se mi va, no, sono dovuto
ho detto trimestralmente, ogni trimestre, a mettere la donazione, il versamento con la lettera di ringraziamento dell'associazione che in quel mese ho scelto. Sono dovuto! Sono obbligato! Questa si chiama trasparenza. E se questa trasparenza non arriva, tante persone restano deluse di aver creduto in me. Ecco cos'è la parola delusione, caro Francesco Perotti. Tu scrivi senza pensare, senza sapere che cos'è la delusione. Tu sei il primo che ha deluso. Tu sei il primo che ha deluso. E adesso ti stai arrampicando sugli specchi. Siete in quattro che ve la cantate e ve la suonate. Ti devi vergognare. Ti devi vergognare. Prima di riscrivere un'altra volta la parola delusione, pensa quante decine o centinaia di persone avete deluso. Voi, e dico voi perché tu sei socio, perché se continui sei socio, sei complice, quante persone avete deluso? A me non mi avete deluso perché un po' neanche cagato, a me non me ne frega un cazzo, ma pensa a tutte le persone che si sono tolti i suoi euro, i suoi 5 euro, i suoi 3 euro, qualsiasi cosa, per darla a un'associazione dove ci sono dei bambini che muoiono e delle famiglie disperate. Tu stai continuando sempre sulla stessa strada. Questa è delusione. You understand? E io che sono Perotti, l'ho fatta nel letto, l'ho fatta per fare un dispetto, che bello scherzetto a tutta la chat. Vergognatevi.